Let's go, bitches! Sono tornato ed è il momento di continuare la parte 2 di La Storia di Power. Allora, vi ho lasciato al fatto che stavamo per partire per quella che era la Reflex, le GL5 e così via. Bene, vi spiegherò un po' di cose. All'interno del team c'erano già dei problemi tra le persone. Sì, Donnie era sicuramente al centro dell'attenzione in questo, ma non solo lui, anche Doll e anche io, che avevo un comportamento abbastanza altezzoso e mi comportavo male verso quelli che erano i miei compagni di team. Quindi c'era già un clima abbastanza brutto. Andiamo a quella che è l'RGT8 ad Amsterdam e vinciamo, tra l'altro, quella che è la seconda partita contro gli Epsilon. Gli Epsilon, con la Y, non con la I in questo caso, avevano appena vinto la Battle of Amsterdam, confermandosi come il miglior team europeo, il più forte team europeo. Li battiamo 3-1, giochiamo tutti da paura, urlando come pazzi sul main stage, la gente non ci credeva. Ed è da là che è iniziata la nostra fama come giocatori, grazie a quella vittoria. Il secondo match era poi contro il team dei Link, che era un team composto da alcuni pick-up francesi, inglesi, come Momo, Lowan, Mog e così via, magari li conoscete. Battiamo anche loro 3-1 e andiamo al prossimo match sul main stage, che è contro i Western Wolves. Sì, era contro i Western Wolves sul main stage. Andiamo a giocare contro i Western Wolves sul main stage e la sfortuna vuole che perdiamo 3-2 all'ultimo, diciamo, all'ultimo momento nel CTF, quando io avevo la flag e pure loro durante quello stealmate, e quindi in questo caso perdiamo la partita perché io non ero riuscito a fuggire in tempo. Ma capita tutto perché vengono cambiati gli spawn mentre si cercava di prendere la loro flag e mi respawnano vicini e quindi non riusciamo a vincere. Allo stesso modo però andiamo in quella che è poi la middle bracket e middle bracket ci scontriamo contro i Faerico Dragons per cercare di accedere a quella che è la top 4. I Faerico Dragons è sempre partita tiratissima, bellissima. Doll fa un grandissimo fail, non controlla la bomba a 7 secondi dalla fine quando aveva tutto il tempo di farlo e quindi di vincere la partita sul 3-1 e quindi siamo costretti ad andare all'ultima mappa CTF, facciamo un recuperone della Madonna e arrivati allo stopwatch, perché come sapete quando si è in pareggio di flag si va a chi la cattura prima in tempo, lo catturiamo in meno di 60 secondi. In quel momento dobbiamo solo camperare, ci camperiamo tutti. Io dico a un certo punto che vedo passare un nemico alla nostra sinistra, avverto, questo nemico riesce ad arrivare dietro a due di noi che mi sembra siano stati Colga e Doll, Colga e Donny, e li ammazza e io mi ritrovo da solo con Doll. Doll muore pure lui, prova in sicura flag, non riesco ad ammazzare e lui riesco a catturare la flag pochi secondi prima di noi e perdiamo amareggiatissimi. Questa è tutta una, diciamo, è tutta una questione di esperienza, la nostra prima LAN estera assieme, tra l'altro. Lo stesso Toby dei Western Wolves ci viene e ci dice: guys, four corners, così, e noi veramente amareggiati per questa sconfitta andiamo in loser bracket. In loser bracket incontriamo i Link che ribattiamo e alla fine ci dobbiamo scontrare con i Mythics, che erano composti da Flux, Maxi, Zyler e Cernato e Crux. Perdiamo contro di loro perché ormai il morale era basso, non ci gasavamo nemmeno più e il fatto di gasarsi è una cosa fondamentale secondo me quando si gioca, e andiamo quindi al perdiamo, usciamo come top 5-6. Fatto questo, la prossima LAN era alle GL5, ma quando arriviamo alle GL5 già si era incrinato il rapporto tra di noi. Io non volevo più giocare, volevo prendermi una pausa perché non mi trovo più bene con il team. E allo stesso modo vengono anche il team Quid, che era composto da Pibo, Mauri, Andex e Alan. Red, per chi viene dalla PS3 lo conosce. Comunque, andiamo alla LAN, noi riusciamo ad arrivare, battiamo quello che era il team G8, che era un team di GB Warrior, in cui c'era il famoso Jurd, 3-2, una partita che io ho giocato, dall'altro cerco di distruggi malissimo, ma fortunatamente sono riuscito a dare il meglio in quello che era il CTF, prendendo la flag della vittoria, e allo stesso modo anche ho preso tantissime flag su Arcane, quindi sono molto contento della mia prestazione, anche se ho penalizzato un po' in chat il mio team. Allo stesso modo perdiamo contro i Western Wolves, in questo caso avevano Madcat ed erano veramente, giocavano con 3R, non eravamo abituati a giocare contro di loro e ci schiacciano con un 3-1 veramente sonoro, e andiamo in loser bracket. In loser bracket giochiamo contro i Mythics e li battiamo, una partita in cui ho goduto veramente tanto perché c'era tra l'altro Wonderbread che, non lo so, aveva praticamente un odio verso di noi e io ho goduto tantissimo a batterlo, ma veramente tanto. E quindi sono stato contentissimo proprio di quella partita. Oltre a questo andiamo poi contro un team che non mi ricordo ora il nome, che ci batte nella top 12. Non so perché abbiamo perso sinceramente, era come se l'animo all'interno del team, anche se avevamo vinto contro i Mythics, si era accasciato.
Quindi cosa tocca fare? Io sono tornato in Italia, decisi di lasciare il team, di andarmene e mi misi a giocare per conto mio da solo. Dopo circa un mese, mentre gli altri Doll, Donny, Koga erano presi da Daredevil per giocare con loro, un giocatore olandese che era quello che aveva vinto tra l'altro la Battle of Amsterdam con gli Epsilon, stavo giocando, mi arriva una telefonata di Ivan Altomonte, il CEO dei PMP, che mi dice: "Ehi Power, vuoi tornare a giocare?" Io gli ho detto: "Guarda, non lo so, dipende, ma voi non avete già un team?" Lui: "No, no, no, li abbiamo cacciati." Questa è una cosa per cui Colga, Donny e Dol mi odieranno per sempre. Pensano, non lo so, non so se lo pensano ancora, magari alcuni di loro no, altri sì, che io li abbia fatti cacciare, ma in verità è stata tutta una cosa che loro hanno litigato con Altomonte loro, Donny e Dol, da quello che ho capito, perché ho cercato di interessarmi pure io. E sono ritornato a giocare con DMP insieme a Daredevil, Broken, sempre degli Epsilon che conoscete, ora gioca nei Vitality, e anche Carnage, sempre nei Vitality. Broken poi è uscito dal team, abbiamo preso Maxi. E siamo andati insieme all'I45. Mi sono divertito tantissimo, loro sono delle persone veramente fantastiche, anzi li ringrazio perché abbiamo ottenuto grandi risultati all'I45, arrivando al terzo posto, che è un evento come l'Insomnia, è altissimo a livello dei TCM e dei Prophecy, ma battendo team come i Mythics dell'epoca in cui c'era Gotaga, Odio Lowan, Diablo, non mi ricordo il loro quarto gioco, ah sì, Agony. Team del genere, team di alto livello, pure il team in cui giocava Excellence, Tommy, Crooks e Marky B, quindi è stata veramente una grande cosa. Poi tenere in mano l'assegno davanti a tutti quei fotografi che facevano le foto, perché l'I45, ragazzi, è un evento veramente enorme, uno dei più grandi a cui abbia mai partecipato, tra l'altro. Sono contento così di questo risultato, al terzo posto, però il team si sciolse perché Daredevil era impegnato a quell'epoca e quindi pure Maxi decise di prendere una pausa e il team si sfasciò. Rimanemmo io a Carnage, ma decidemmo alla fine di separarci pure noi, e io tornai, mi riavvicinai a Colga, mi riappacificai con lui e giocai insieme a lui, Pibo e Gian. Andando avanti, giocammo insieme, andammo a fare una LAN a Napoli, però partecipammo solamente io, Colga, Ragon e Davide, che era un ragazzino di Napoli che giocò con noi, molto simpatico, tra l'altro è skillatissimo, sarebbe Pibo, il Pibo giovane sarebbe, molto bravo, non so che fine abbia fatto ora, spero stia guardando questo video perché almeno si sente un po' dei complimenti. E andiamo a fare questa LAN dove sfidiamo tra l'altro il team Meat, che era composto da Frido, Luca, Lukeman, Tony, e non mi ricordo il quarto giocatore, e vinciamo anche questo torneo di ESL Pro Series. E oltre a questo partecipiamo anche insieme, sempre come team Quid, loro si chiamano Quid, ma io facevo parte dei PMP ancora. Partecipiamo alla LAN di Valmontone, sì, Valmontone, proprio il parco giochi, dentro il parco giochi una LAN, che vinciamo pure questa vincendo tutte le mappe, no, forse ne perdiamo una o due, non ricordo bene, contro quello che era il team degli Ulforce, dove giocavano Julesh, Fedesh, per chi viene dalla PS3 forse riconosce che ho giocato a Game Battle, e vinciamo quello, quindi la stagione di MW3 è stata molto proficua per me, si conclude con tante vittorie in LAN, tanti bei piazzamenti, tante belle esperienze, ma rimane sempre un odio latente tra me e Donny, io Donny continuavo a non calcolarlo, non so per quale motivo, e lui continuava ad odiarmi, a insultarmi, a dire cose brutte su di me, anche se io contemporaneamente mi sbattevo, però io sono una persona che se tu parli male di me io mi incazzo e sbrocco, e lì mi parte la brocca, quindi c'era sempre questo battibecco continuo, però non so il perché, forse perché io mi ero riavvicinato a Colga dopo tutto quello che era successo, o forse Colga pensava ancora quelle cose di me e Donny lo sapeva, ma non so, cioè io ho spiegato 1.000 volte che quello che era successo con DMP io non avevo niente a che fare, che loro erano stati cacciati dai PMP perché avevano litigato con Ivan Altomonte e io non ne facevo parte di questa cosa perché io mi stavo facendo i cavoli miei, mi ero preso una pausa, ancora non facevo video tra l'altro su YouTube, mi ero preso una pausa e decidevo cosa fare della mia vita perché non sapevo al momento, cioè facevo quello che volevo, ero libero, non dovevo fare tornei, non dovevo rispondere a persone, contratti, sponsor, eccetera, eccetera, non avevo impegni. Comunque, questa diciamo che alla fine di MW3 è quella che è un po' la preparazione per poi Black Ops 2, di cui voglio parlarvi fra poco. Perché non voglio introdurre Black Ops 2? Perché Black Ops 2 secondo me sono successe delle cose molto più grandi rispetto a MW3, che hanno coinvolto molte più persone, molti più tornei, ci sono molte più spiegazioni, specialmente di quello che è successo all'interno dei team, delle persone, vi parlerò molto delle persone, degli animi che c'erano all'interno dei team, ma magari capirete molte cose che non vi ho mai spiegato, come il perché Colga si era ritirato dalla scena finito Black Ops 2 e molte altre cose, il mio addio magari all'inferno e così via. Spero vi sia piaciuto questo video, ragazzi. Quindi vi saluto, bitches. Vado a cena. Let's go al prossimo video, bitches.